Il 17 e il 24 sono due iniziative che porteremo avanti nel mese di novembre, ma ci sono altre iniziative già predisposte da CGIL e UIL che riguardano il centro, che riguardano il nord, che riguardano lì. Quindi fino al 1° dicembre il sindacato CGIL e UIL saranno mobilitati per rispondere, diciamo, via a questo governo e per contestare, come già veniva ricordato, una manovra fiscale che a noi non piace assolutamente. Vado molto per schemi, in parte poi anche già Ivo l'aveva ricordato. Sulla sanità, nel documento di analisi economica e finanziaria si parla di una riduzione dal 6-7% al 6-1% del finanziamento per la sanità pubblica. Addirittura c'è qualcuno che parla di sanità privata e di pronti soccorsi privati. E quindi, diciamo così, tentando di ribaltare un modello di welfare che certamente è costoso e andrebbe finanziato con la lotta all'evasione fiscale, del quale poi utilizzano poi le persone più fragili, le persone anziane, ma le persone più fragili e le famiglie, diciamo così, più deboli. Per quanto riguarda addirittura la questione fiscale, faccio un altro richiamo. Nella legge finanziaria si parla addirittura di condoni, sia, diciamo così, economici che anche penali, cioè si cancellano quelli che sono anche i reati, diciamo così, amministrativi, si concordo con il lavoro, diciamo così, con il mondo del lavoro, diciamo così, privato, quanto io guadagno nei prossimi 2 anni, e si stabilisce che su quella cifra io pagherò la tassazione e non sarò più soggetto, almeno per 2 anni, ad eventuali controlli, ad eventuali verifiche, ad eventuali sanzioni. Per le donne addirittura c'è un peggioramento. Già opzione donna, che lo voglio ricordare, per le donne è un sacrificio non piccolo, perché vuol dire accedere a opzione donna, vuol dire accedere a opzione donna perché certamente c'è in casa una persona debole che va curata, e opzione donna vuol dire che anche che queste lavoratrici accettano purtroppo un sistema completamente contributivo che riduce la pensione che si sono guadagnati con anni di contributi del 30-40%. Non c'è niente per i giovani, anzi, addirittura per i giovani si è trovata una formulazione che, fatemelo dire, è molto scivolosa e pericolosa, cosiddetto occupabili. Dietro la parola occupabili potete immaginare, cioè, tu non lavori perché non ce n'hai voglia, mentre noi sappiamo, come veniva ricordato, dal nostro paese scappano ogni anno 100.000 giovani diplomati, laureati, che vanno a lavorare da un'altra parte. Per di più, giovani formati dal nostro sistema scolastico, con un costo mediamente che abbiamo calcolato di 250.000 euro, e poi li regaliamo alla Francia, alla Germania, perché in quei paesi trovano, diciamo, retribuzione e anche un lavoro, diciamo così, maggiormente interessante. C'è un problema di rivalutazione delle pensioni, c'è un problema di difesa anche del lavoro pubblico, e se non ricordo male, addirittura per quanto riguarda i lavoratori pubblici, il famoso TFS, che per noi nell'industria è il famoso TFR, lo possono ritirare, è previsto dopo 7 anni. Cioè è una cosa, uno che ha lavorato e ha diritto a percepire il suo TFR, lo può percepire dopo 7 anni, e se lo vuole percepire in anticipo deve pagare una tassa a una banca perché se lo deve far anticipare alla banca. Siamo al delirio economico, se posso usare questo termine. Sulle pensioni, noi sono anni che diciamo, come CGIL e UIL, stabiliamo una durata del lavoro che è 41 anni. Bene, sappiamo che i lavori non sono tutti uguali, ci sono lavori pesanti, lavori usuranti, lavori pericolosi, e quindi lasciare una scelta a questi lavoratori. Salvini continua a sbandierare che appunto voleva modificare la legge Fornero, ma come la vuol modificare, e ancora non l'ha fatto, e per fortuna, è addirittura peggiorativa della Fornero, perché nella sua proposta dei famosi 41 anni c'è anche lì la clausola: tu vai in pensione con 41 anni a condizione che passi al contributivo. E se facciamo il conto che chi può andare in pensione in questi anni ha cominciato nei primi anni 80 a lavorare, ha un pezzo di retributivo di 12, 13, 15 anni che certamente gli salvaguardia, diciamo così, la futura pensione che andrà a maturare e a prendere, dopo aver appunto lavorato 41 anni. Quindi per la scuola, per gli asili, la famosa difesa dei consumatori deboli si è ridotta a quel famoso 10% sulla spesa che vai a fare nei vari negozi convenzionati, però chiaramente non è questa la risposta che noi ci aspettavamo. Per cui, per tutti questi motivi, adesso basta, è diventato il nostro slogan,
Da qui al 1 dicembre noi saremo in piazza come CGIL, come UIL, per far valere le nostre ragioni e oltretutto invitiamo non solamente i lavoratori che sono interessati direttamente agli scioperi del 17 e del 24, ma che partecipi anche tutta la cittadinanza, perché questa manovra fiscale colpisce giovani, anziani, donne, uomini, bambini nella stessa maniera e quindi tutti devono, diciamo, operare per difendersi e per contrastare queste iniziative. Quindi ci auguriamo che il 17 e il 24 ci sia la massima partecipazione a queste nostre iniziative che devono essere un primo segnale nei confronti di questo governo che aveva dichiarato siamo pronti, ma siamo pronti non funziona perché i conti che abbiamo fatto noi, i conti non tornano.